una storia antica di abbandono. Era stata annunciata come imminente, ma la presentazione della nuova giunta comunale di Agrigento continua a slittare. Il sindaco Marco Zambuto prende tempo e forse concluderà la formazione della sua amministrazione la prossima settimana, presumibilmente martedì. Il primo cittadino infatti vorrebbe lavorare per la creazione di una coalizione che non si esaurisca dopo un anno, ma che invece lo accompagni nella ricandidatura. Ma su questo ci sono molti dubbi, ad esempio sul PDL, che probabilmente dovrebbe potenziare la sua presenza nell'amministrazione Zambuto. Oltre all'attuale assessore Putrone, arriverebbe un secondo nominativo. Bisognerà capire però se il partito di Berlusconi decida o no, fra un anno, di correre con un proprio nome alle elezioni comunali. Sembra certo comunque l'ingresso in giunta di due uomini del PID. Il nome del consigliere comunale Giuseppe Gramaglia pare essere ormai il più quotato. Il secondo nominativo che circola in queste ore è quello di Calogero Cinquemani, che potrebbe accompagnare Gramaglia nell'ingresso in giunta. L'UDC avrebbe comunque confermata la sua poltrona. Con il posto in più al PDL salterebbe così l'ingresso nell'amministrazione invece di Futuro e Libertà, impegnato a risanare le proprie fratture interne. Di certo il contesto sembra essere sempre in continua evoluzione. Posticipare significa in questi casi aumentare il rischio di far saltare gli accordi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.